Ciao amici, bentornati sul mio canale. Eccoci alla seconda parte del vlog sul concerto di Max Pezzali a San Siro. Nella prima parte abbiamo visto tutto il viaggio, quello che è stato il nostro percorso fino ad arrivare allo stadio, e poi sul più bello ci siamo fermati perché vogliamo lasciarvi tutto il tempo di gustarvi le emozioni e le canzoni di quel giorno. Ricordatevi prima di cominciare di lasciare un like, un commentino e di iscrivervi al canale, ma soprattutto di dirmi qual è la vostra canzone preferita che avete ascoltato durante le serate a San Siro, oppure qual è la canzone che avreste voluto ascoltare che invece magari non era presente. Poi più avanti vi dirò la mia, quella che mi ha fatto letteralmente saltare dal seggiolino. Partiamo subito, il concerto si apre, arriva l'intro, si accendono le luci. E la scaletta comincia proprio con la canzone con la quale parte la nostra scaletta estiva della nostra tribute band, La lunga estate caldissima. Parte poi la seconda canzone, Tocco di classe assoluto. Su Sei un mito, ecco che compaiono degli arbres magiques umani che fanno la coreografia per tutto il pezzo. Si va poi con la terza canzone, poi a fine video vi metterò la scaletta completa così la potete vedere. Terza canzone, Gli anni. Un po' strano trovarla subito lì. Noi di solito la eseguiamo come ultimo brano della scaletta. E poi si continua con due pezzi storici, Lo strano percorso e Rotta per casa di Dio. È lì che comincio un attimo a farmi prendere dall'emozione del concerto e a cantare insieme a tutti quanti, come se fosse un nostro concerto, ma davvero in un'atmosfera fantastica. E se vedete un po' dai video che arrivano, mi luccicano gli occhi perché è davvero stata un'emozione incredibile. E se sentite bene, ogni tanto picchio qualche urlo. Buona visione. Eccomi qua, come avete sentito, urlavo cose del tipo: Vai tutti insieme, vai col ritornello!
Ero proprio preso nel mood del concerto come se dovessi cantare io, invece il buon Max se la cavava egregiamente. Ad un tratto San Siro si illumina, si accendono tutte le torce dei telefonini per creare l'atmosfera giusta per due pezzi davvero incredibili. Una canzone d'amore e Come mai. Beh, su Come mai non sono riuscito a fare il video perché ero talmente preso che l'ho cantata tutta dall'inizio alla fine. E ci sarà poi nei bis però. Ed ecco che arriva quello che secondo me era il momento clou di tutto il concerto, la storica reunion con Mauro Repetto. La formazione originale degli 883 non può che partire con Hanno ucciso l'uomo ragno ai 30 anni dalla pubblicazione dell'album e del singolo. Si va avanti poi con un medley di canzoni direttamente dal primo album come Weekend, ma soprattutto Jolly Blue. La canzone che dà il nome al nostro gruppo, alla nostra tribute band e che mi sono cantato dall'inizio alla fine. Guardate un po'. Continua poi la scaletta, si prosegue ed ecco che arrivano anche Paola e Chiara sul palco. Altro momento anni 90 e non solo Paola e Chiara per cantare Tieni il tempo, Nord, Sud, Ovest, Est, tutti questi pezzi dove ci si scatena alla grande, ma anche Daniele Moretto e Michele Monistiroli, che praticamente erano i fiati, sassofono e tromba, della formazione originale degli 883 degli anni 90 che ha fatto un sacco di date insieme a Max. Che di strano ce n'è ancora da tassare.
E si prosegue poi con il medley acustico, il momento che ha fatto cantare tutta San Siro, preceduto da un mega mix di DJ Zack con un sacco di canzoni che ha scelto, pescando dalle chicche, della discografia degli 883. Prosegue poi la scaletta, arrivano pezzi fantastici come Nessun rimpianto, tremavano i muri di San Siro, con un Deca, finché arriva lei, inaspettata. La canzone che mi ha fatto letteralmente schizzare in aria e urlare dalla gioia di sentirla, Il grande incubo. Rarissima live, pochissime volte è stata eseguita, forse solo nel primo storico tour dopo l'uscita dell'album La donna del sogno, un grande incubo. Questa sera, con un sacco di immagini, tra l'altro strabelle, le creatività di tutti i personaggi della band, travestiti da mostri che si aggiravano sui maxi schermi, e niente, me la sono cantata tutta. Si è giunti ormai alla fine del concerto, non resta che il momento dei bis, e quindi eccoci di nuovo con gli anni e come mai. Anzi, prima come mai e poi gli anni. Come mai sono riuscito a fare un piccolo take col cellulare perché ormai ero preso, non capivo più niente, non sono riuscito a filmare normale. Vi lascio la clip e gustatevela davvero perché è stata stupenda. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo video, per aver ascoltato e guardato tutta la mia esperienza. E seguiranno altri vlog. Vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale se non avete ancora cliccato like. E che dire, volete sapere se siamo riusciti ad arrivare a casa con l'auto elettrica? Ebbene sì, vi lascio questo piccolo video dove vedete che abbiamo fatto un piccolo e velocissimo refill di 10, poco più minuti.
che ci è permesso di arrivare a casa con ancora più del 20% di batteria. Praticamente, se avessimo caricato la partenza un 5-10% in più, saremmo andati tornati senza problemi. Però, piccola sosta, a smangiucchiare due cose, davvero 10 minuti di numero, siamo ripartiti e siamo tornati a casa. Eccoci qua, io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo video, per aver condiviso con voi questa esperienza. Lasciatemi nei commenti le vostre pareri, ecco, quello che vi è piaciuto di più, quello che magari non vi è piaciuto di questo bellissimo evento storico degli 883 di Max Pezzali. Io vi lascio in descrizione anche il link per il merchandising, trovate ancora quasi tutto online e anche qualche link per Amazon Music, avete 30 giorni di prova gratuita se non vi siete ancora iscritti, che magari vi può interessare per andare ad ascoltarvi un po' di canzoni. E con tutti anche i miei link social. Io vi ringrazio, alla prossima, ciao!